Questo è Ventanas, il nuovo format della Regione Autonoma della Sardegna, che mira a illustrare i bandi e i servizi erogati dalla Regione. Oggi parliamo di PNRR e in particolare del bando Borghi Rurali. Ce ne parlerà il direttore generale dei beni culturali, il dottor Renato Serra. Un bando molto importante per la Regione Sardegna perché sono stati destinati 24 milioni di euro. Il bando attualmente è aperto, abbiamo una pagina dedicata che si può trovare nella home page del sito della Regione Sardegna. Coloro che possono presentare domanda sono sia soggetti privati, sia associazioni profit e no profit, sia imprese e anche gli enti ecclesiastici. Non possono invece presentare domanda agli enti locali. Il contributo massimo è 150.000 euro, ma non è richiesto necessariamente che la proposta sia da 150.000 euro, per cui se un soggetto deve ristrutturare un proprio immobile ma solo in una parte, per cui è sufficiente ed è necessaria una risorsa di entità ridotta rispetto ai 150.000 euro, ovviamente è possibile. Il soggetto deve avere la disponibilità dell'immobile, non si deve trattare necessariamente di proprietà, ma può esserci anche il possesso o la detenzione che sia dimostrabile e che sia datata da almeno il 31 dicembre 2020. È un bando a sportello con valutazione minima di 60 punti. Questo significa che una domanda che dovesse pervenire oggi e che prende 61 punti ha la priorità rispetto alla domanda che arriva domani e che prende 65 punti. Il bando scade il 30 settembre. Mi raccomando, continuate a seguire Ventanas per rimanere aggiornati sulle varie opportunità e servizi offerti dalla Regione Sardegna.